Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Max, buon pomeriggio a chi ci seguirà. Siamo qui per la conferenza stampa pre-Final Four di Coppa Italia di Bologna e anche per parlare ovviamente della notizia che abbiamo dato oggi che riguarda il tuo rinnovo. Quindi comincerei subito con le domande. Partiamo con Alessandra Valentini, Umbria Journal. Ciao Max. Ciao. Parlaci dei motivi che ti hanno convinto ad accettare il rinnovo con la SIR. E prima di tutto grazie di aver rinnovato con la SIR. Ma molto semplice in realtà, era il mio desiderio, io da un po' che lo dico, io qui sto bene, sto benissimo, mi sento a casa, la mia famiglia sta bene, quindi quando abbiamo fatto no, le nostre valutazioni, io e mia moglie abbiamo pensato, no, chi ce la fa fare ad andare in giro a cercare guai. Qui stiamo veramente, veramente bene, ci hanno i tifosi, la società, i compagni, mi hanno accolto e ci hanno accolto alla grande l'opportunità di giocare in una grande squadra che punta a vincere tutto ogni anno. Questa è una società che ti dà delle certezze sotto tutti i punti di vista e quindi la scelta è stata semplice. Io ho messo, insomma, da una parte ho messo questo, dall'altra ho messo, ho considerato magari le offerte che sono arrivate, che potevano anche essere per alcuni aspetti più vantaggiose, no? Ma il mio desiderio è sempre stato quello di restare qui, proprio perché, ripeto, sto bene, mi sento a casa. Enrico Fanelli, tifo Grifo. Allora, ti chiedo, appunto, oggi è stato effettuato il sorteggio della Champions. Ti chiedo, prima di fare un passo indietro e magari di chiedere un giudizio sulla partita che ieri solitamente hai vissuto da spettatore, ti chiedo appunto cosa ne pensi dell'avversario che andrete ad incontrare a marzo. Sì, ieri è stata una partita molto bella, intensa. I ragazzi che hanno avuto meno opportunità di giocare in questo periodo finalmente sono riusciti, no, a disputare un'intera gara e sono stati molto bravi, perché è difficile quando non si ha ritmo partita, è difficile poi esprimersi su dei buoni livelli, e loro sono stati veramente veramente bravi, sono molto contento. E se lo meritavano, si meritavano una vittoria. E ci siamo guadagnati il primo posto nel nostro girone e adesso affronteremo un avversario tosto, ma è giusto che sia così, perché un quarto di finale di Champions League deve essere difficile. E ci sono tanti giocatori che fanno parte della nazionale russa che conosciamo bene, quindi niente, ci sarà da divertirsi, probabilmente da soffrire, ma va bene. Ci sono altri appuntamenti, altre gare prima, quindi adesso mettiamo un attimino da parte la Champions League e ci concentriamo sulla Coppa Italia. Riccardo Gasperini, Messaggero. Dici giustamente mettiamo da parte perché ci sono altre cose, però una piccola parentesi la vorrei fare. Quest'anno mancherà l'atto finale della Champions la squadra che nelle ultime stagioni ha un pochino dominato. Questo, ecco, come l'avete preso, immagino sia uno stimolo maggiore. E poi, se posso, l'immediato futuro è la Coppa Italia. Modena è in un gran momento, voi siete in un grandissimo momento, ecco, come ci arrivate? Sì, non ci sarà, parlavamo prima di Kazan, no? Mi parlavi di Kazan, non ci sarà. È stata una sorpresa, grossa sorpresa. Abbiamo seguito un po' il loro cammino, il loro percorso e abbiamo visto che erano un po' in difficoltà, ma succede. Hanno vinto negli ultimi 6 anni, hanno vinto 5 Champions League, quindi può succedere. Non so quali siano i loro problemi, sinceramente. Però ripeto, sono cose che possono capitare, e era sicuramente una delle candidate alla vittoria finale, e quindi da un certo punto di vista meglio così. Però una squadra come la nostra
deve pensare, cioè noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. E step, no? Uno step alla volta, c'è il primo e il quarto di finale, poi non dobbiamo pensare a chi c'è, chi ci potrebbe essere, chi non ci sarà. Pensiamo a noi, al nostro di percorso. Per quanto riguarda la Coppa Italia, ci sarà da affrontare Modena, che in questo momento gioca veramente bene. Insomma, lo sapevamo, loro hanno attraversato un periodo un po' particolare a dicembre, hanno perso un paio di partite, ma anche lì ci può stare, perché in un campionato difficile come il nostro ci può stare di perdere una partita, di perderne magari due. E hanno un roster di alto livello, giocano bene, e anche lì ci sarà un po' lo stesso discorso, no, della Champions. Ci sarà da soffrire, ci saranno dei momenti in cui ci metteranno sotto, bisognerà avere pazienza, perché loro hanno grandissimi battitori, abbiamo visto in questo campionato quanto possano mettere in difficoltà le squadre avversarie, le linee di ricezione avversarie, ma anche noi abbiamo le nostre armi, naturalmente, e come al solito in queste gare sarà veramente una palla a fare la differenza. Moreno Castellani, Umbria TV. I risultati dicono che siete forti, che siete diventati squadra e che siete pronti per tutti gli obiettivi. Adesso però che si ritorna in Italia, con partite da dentro o fuori, le sicurezze scemano un pochettino, nel senso che dovete stare concentrati per cercare di dare il 120%, o vi sentite forti comunque? Si torna in Italia. In Italia il livello è altissimo, tu devi essere concentrato sempre, sempre al massimo. Noi abbiamo giocato 10 giorni fa, 15 giorni fa, una partita a Vibo, tutti la davano per scontata. Abbiamo iniziato a giocare, iniziata la partita, non eravamo al top e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo rischiato di perdere dei punti, e questo ti fa capire che se molli anche di un millimetro rischi. Naturalmente figuriamoci contro Modena. Noi ci siamo costruiti le nostre sicurezze in questo periodo, siamo partiti male, e siamo diventati squadra, sì, siamo diventati squadra perché abbiamo affrontato delle difficoltà e lì siamo cresciuti insieme, ci siamo compattati e ripeto, abbiamo costruito le nostre certezze. Noi adesso, anche nei momenti di difficoltà, sappiamo cosa fare. Ed è questo che deve venire fuori sabato contro Modena. Nei momenti in cui saremo in difficoltà, dobbiamo pensare soprattutto a quello che sappiamo fare bene e che abbiamo dimostrato di saper fare. Ciao. È chiaro che quest'anno, parlava anche Atanasia Vic da poco in trasmissione da noi, la forza di questa squadra rispetto allo scorso anno, in cui ci si concentrava molto sulla battuta, dunque la forza era il servizio, quest'anno la vera forza è la difesa e il contrattacco. Quanto state lavorando su questo? Come state lavorando su questo? E tu, che insomma sei, come diciamo sempre, il padrone della seconda linea, quanto è più forte in questo senso questa squadra? Sì, secondo me le due cose sono comunque collegate, perché se tu batti male poi è difficile, la fase break diventa difficile, tu ci puoi mettere tutto l'impegno che vuoi, ma quando la squadra avversaria poi il palleggiatore avversario ha la palla in testa, diventa difficile, e quindi le cose sono un po' collegate. Certo che quest'anno la fase break probabilmente funziona un po' meglio. Ma questo dipende anche, no, dalle caratteristiche, diciamo, degli allenatori, perché ogni allenatore punta su un fondamentale magari diverso, dà più attenzione al side out piuttosto che alla fase break, e questo è normale. Vitale è un allenatore che ha sempre puntato tanto sul muro e sulla difesa, e lavoriamo tantissimo, per esempio anche la mattina dopo i pesi c'è sempre muro, c'è sempre difesa, quindi siamo molto
molto concentrati proprio su questa, sulla fase break, e i frutti si vedono. Domenico Cantarini, Rete Sole. Buongiorno Max, ti chiedo un po' anche collegandomi a questo discorso, vagamente, però diciamo che di esperienza ne hai parecchia. È vero che alla fine poi sono sempre i risultati, e quindi sono i trofei poi che determinano un po' quella che è la forza di una squadra, però ti chiedo quali sono le tue sensazioni in questa fase della stagione, quanto è forte veramente questa squadra, magari rispetto, pensando anche alle tante squadre che hai vissuto qui, ma anche prima, pensando alla nazionale, cioè quanto è forte questa Sierra secondo te? Allora, secondo me questa è una squadra veramente, veramente forte. Veramente forte per vari motivi. Ha un organico completo, ha veramente 14 giocatori che possono scendere in campo, possono giocare bene. E io ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre forti, e qualche anno fa giocavo a Trento con Guantorena, Casischi, Stocr, e quella è una squadra eccezionale, e non so se questa squadra possa ripercorrere, no, le gesta di quella squadra lì, però si avvicina tanto, magari caratteristiche diverse, ma una squadra consapevole dei propri mezzi, e poi devi vincere, perché naturalmente tu puoi, adesso ne possiamo fare anche il record di vittorie, vincerne 50, ma se poi perdiamo la finale di Champions, la finale Scudetto, la finale di Coppa Italia, alla fine non hai fatto niente, no? E la cosa più importante è essere lì nell'albo d'oro, e alla fine purtroppo è quello che conta. Tu puoi giocare bene, benissimo, ma faccio un esempio banale: sabato giochiamo alla grande, difesa, contrattacco, poi arrivi sul 24 pari, prendi due per due nastri, hai perso, cioè, della prestazione cosa te ne fai, devi vincere, c'è poco da fare, è il nostro obiettivo. Però io sono molto fiducioso, perché vedo veramente una squadra forte, una squadra concentrata che sta bene insieme, gioca bene insieme, ed questo è molto importante. Partiamo per un secondo giro di domande. Alessandra, hai parlato della squadra di Modena che affronterete sabato prossimo. Allora, una squadra che ha solo due punti di distanza da voi e molti la danno addirittura per favorita. Secondo te è veramente molto temibile, ha degli elementi più difficili di altri, che comunque però c'è da dire che è una squadra che con voi ha perso molte partite decisive, come semifinali di campionato, finali di Supercoppa. Pensi che loro possano un pochino soffrire il complesso Sir? Ma io sono arrivato qui a Perugia, si parlava del complesso Modena. Perugia che perde sempre contro Modena. Poi mi sono messo lì, ho pensato, no? Sono cambiati i palleggiatori, sono cambiati gli allenatori, restava solo la maglia gialla, ma complesso di cosa? E quindi vale lo stesso per Modena, è vero, noi abbiamo vinto quest'anno due partite contro di loro importanti, abbiamo vinto la semifinale l'anno scorso, ma noi eravamo quasi fuori contro loro. Cioè, se Nick Hogg non fa quel filotto in battuta, noi perdiamo la semifinale, perché è stata una semifinale molto molto equilibrata ed eravamo sotto di tanti punti. Abbiamo giocato una partita senza Bata, con Alex Berger opposto, e comunque siamo riusciti a vincere. Quindi non esiste nessun complesso, assolutamente. E poi io non capisco sinceramente cosa significhi in una Final Four essere favoriti. Io mi ricordo in Supercoppa tutti ci davano per spacciati, perché avevamo perso una partita contro Milano, cioè non avevamo perse 100, avevamo vinto a Latina e perso contro Milano una. Poi Milano è andata a vincere contro la Lugo, allora ci siamo accorti che è una squadra forte. Quando abbiamo perso noi era un disastro, era una partita sola. E le Final Four in Italia sono talmente belle, talmente equilibrate, come fa a dire che ci sia c'è un favorito o meno? Cioè, a Trento c'è Grebenico, c'è Lisinac, c'è Giannelli, poi c'è Guantorena, Civitanova, Leal, Zaitsev a Modena. Sono squadre talmente forti, veramente fanno la differenza, i dettagli, e secondo me partiamo tutti alla pari e te la giocheremo, e ripeto, tutti possono vincere la Coppa. Io sento dire che magari Trento è in difficoltà in questo momento, sì, ma poi sono solo due partite. Trento ha
le caratteristiche, ha la possibilità di vincere la Coppa, quindi secondo me non c'è nessun favorito. Enrico? Giustamente tu hai detto che sul piano tecnico non ci sono favoriti, però da quello che ho potuto sapere voi sarete accompagnati da circa 900 tifosi, quindi questo chiaramente non è più una sorpresa, perché sappiamo il ruolo che recita questo pubblico, quindi può essere chiaramente un punto a vostro favore, come del resto lo è stato lo scorso anno nella difficilissima rimonta che avete fatto in finale, insomma. Sì, ma i nostri tifosi ci sono sempre, ci sono qui a Perugia e in casa, diciamo, no, è un po' più semplice, mettiamola così, ma loro ci sono sempre in ogni momento, fuori casa vengono a vedere le partite di Champions. A Lisbona c'erano veramente tantissimi nostri tifosi e ci danno veramente una grossissima mano, ci hanno sempre aiutato e lo faranno sempre, e io li ringrazio perché loro ci aiutano, capiscono i momenti e ci aiutano soprattutto nelle fasi difficili, perché quando la squadra batte bene, difende, mura, anche se sei a porte chiuse, tu la partita la vinci comunque. E nei momenti difficili, no? Nei momenti in cui sei sotto, che serve l'aiuto del tuo pubblico. E i nostri tifosi ci sono sempre stati, ripeto, vi faccio proprio l'esempio dell'anno scorso, no? Della semifinale contro Modena. Noi eravamo sotto, sì, ecco, lo ricordo bene. E ci hanno, certo, e loro non hanno mai smesso un minuto di cantare, di incitarci, e questo che a noi serve lo sentiamo, lo percepiamo, quindi ripeto, li ringrazio proprio per questo. Prima dicevi possiamo vincere 50 partite, ma se poi perdi l'ultima o l'ultimo set, insomma, non conta niente. Adesso comunque siete a, se non sbaglio, 22 vittorie consecutive, sì. Mi sembra 22, è uno stimolo o può diventare a livello mentale un peso, cioè come la vivi? No, non è un peso, però immagino già i nostri avversari, no? Dico, che non vedono l'ora di farci cadere, perché insomma noi veniamo veramente da un filotto importantissimo ed è normale che prima o poi ci sarà una sconfitta, spero di no, ma può succedere, no? Dobbiamo considerare questa eventualità, e quindi è uno stimolo forse in più anche per i nostri avversari, non solo batterci, far interrompere questa striscia di vittorie, magari farlo proprio in un appuntamento importante come semifinale e finale di Coppa Italia. Però noi ci abbiamo preso gusto, perché è bello, no? Dopo ogni partita rientriamo in spogliatoio, siamo a 15, a 16, a 18, a 20, adesso 22, insomma è bello, perché non capita tutti gli anni di vincere tante partite consecutivamente, insomma, quindi noi ci teniamo anche perché, ripeto, arrivare a 24 significherebbe portare a casa un altro trofeo, non sarebbe male. Fino adesso abbiamo parlato delle cose che siamo riusciti a vedere, io invece voglio metterti in difficoltà su una cosa che noi non vediamo, sì, ma che potete vedere soltanto voi dall'interno. Ci sono stati dei cambiamenti, ci sono state delle novità. Sono arrivati dei giocatori che per comunicare avevano bisogno del traduttore di Google, ma i risultati dicono che siete diventati gruppo granitico comunque. Quindi io ti chiedo, dentro voi, nelle relazioni interpersonali, nell'uscire insieme, nel fare gruppo, anche al di là di quello che è il campo di gioco, qual è il segreto col quale siete riusciti a far diventare questo nuovo gruppo un gruppo? Ma semplicemente, secondo me, il passaggio fondamentale è stato inizio stagione. E noi siamo arrivati qui, abbiamo iniziato la stagione qui a Perugia molto carichi, molto determinati, però le cose sono andate male nel primo periodo. E lì semplicemente ci siamo ritrovati e
abbiamo un po' analizzato le cose che non andavano, abbiamo detto dobbiamo fare meglio questo, questo e quest'altro. Semplicemente questo, ci si dice, bisogna dirsi le cose che non vanno e cercare di risolvere, perché se poi tu non le risolvi subito restano lì, allora se poi vinci va bene, restano lì, ma alla prima sconfitta vengono fuori subito. E quindi bisogna cercare di risolvere i problemi appena si verificano, insomma. E noi per fortuna i problemi li abbiamo avuti subito e quindi ci siamo chiusi lì in sala video, abbiamo chiacchierato semplicemente, senza, non abbiamo scoperto nulla di così particolare. E ci siamo fatti una bella chiacchierata e niente, io sono sempre stato abituato a fare questo. E durante la mia carriera ho avuto dei momenti in cui le cose non andavano bene. E l'unico modo per cercare di trovare una soluzione è parlare, dirci le cose in faccia, ed è quello che abbiamo fatto. Semplicemente questo. Un'altra domanda anche per te, Elena. Allora, due considerazioni. Parto da una considerazione un po', diciamo, scherzosa. Noi dalla tribuna stampa, dopo il vostro riscaldamento nella scorsa partita, quando avete indossato le magliette, abbiamo visto Marco Podrascianin con la maglia da secondo libero e Massimo Colaci con la maglia, insomma, da giocatore ovviamente tra virgolette normale. Ci siamo detti chissà in che gioco, in che ruolo giocherà Massimo Colaci in campo, e eravamo molto curiosi di scoprirlo, non abbiamo avuto l'opportunità. Sì, ero pronto a dare una mano a fare il classico, diciamo, giro di ricezione dietro, e poi non c'è stato bisogno, perché era giusto anche dare spazio, no, a Robert e Ole, che magari hanno giocato un po' meno. È normale, in questi casi si scherza un po', no? Tutti che sono lì a dire dai schiaccia, batti, queste cose qui, ma... vedremo Massimo Colaci in battuta. Mi è capitato una volta sola, mi ricordo, era ancora ai tempi di Verona, entrare per una battuta, ma insomma 15 anni fa ormai, quindi no, forse un po' meno. Però, al di là di questo, quanto è importante la rosa, mai come quest'anno lunga, della SIR, perché anche nel post partita abbiamo parlato col presidente Sirci, felicissimo anche delle scelte di Ainen, che ha voluto far giocare veramente tutti, ha fatto entrare anche Biglino, che tra l'altro ha fatto subito punto appena entrato. Sì, Vital sfrutta molto la rosa, e c'è da dire che la società gli ha messo a disposizione veramente 14 giocatori di alto livello, quindi è anche, non dico facile, far giocare gli altri, no? Che magari giocano, ma tu sai che se gioca Ole, gioca Robert, comunque dei giocatori di alto livello, giocatori che giocano in nazionale, quindi veramente va dato merito alla società di aver allestito una grande squadra, e a Vita di sfruttare al meglio ogni singolo giocatore. In questo modo tutti si sentono importanti, perché comunque c'è un'idea, no, del sestetto titolare, questo è normale, ci deve essere, però tutti sanno che anche solo per una battuta possono essere determinanti, quindi questo è molto importante. Domenico? Visto che abbiamo iniziato con il rinnovo del contratto, hai detto che ti senti a casa, e visto che ti tocca stare qui almeno altri 2 anni, dici qualcosa in Perugia? Ah, no, dai, questo ancora devo impararlo, sinceramente. Qualcosina capisco, ma la imparerò alla prossima conferenza, una promessa, dai, qualcosa dirò. Un'ultimissima domanda. Allora Max, esco un pochino da quello che è il discorso tecnico e chiedo a proprio Max Colaci come persona. Sei molto amato dai tifosi e sei anche molto seguito sui social, oltre che in campo anche fuori campo, vedo che vengono molto apprezzate le tue storie su Instagram, tuo bambino, la tua vita di tutti i giorni. Come consideri questo attaccamento, che rapporto hai con i tifosi, e poi se sai già se avrai un bambino o una bambina, se ce lo puoi anticipare o se è una sorpresa? Sì, no, assolutamente è una bambina, anche perché manca veramente pochissimo, mancano 15-20 giorni, ma dai, ci siamo. È una bambina, si chiamerà Virginia,
quindi non vediamo l'ora che arrivi. Io in realtà non sono tanto social, ho scoperto Instagram da poco, diciamo durante il mondiale in Italia, però dai, mi diverto ed è bello comunque quando i tifosi ti seguono, ti scrivono. È vero che arriva un po' di tutto, quindi non arrivano solo messaggi belli, ma arriva un po' di tutto, quindi, ma quello va bene, fa parte del gioco, chi se ne frega. Però sono molto molto contento di avere un buon rapporto con i tifosi, so che mi stimano, in tanti, no? In questo periodo mi hanno chiesto ma rinnovi, non rinnovi, dai, ti vogliamo ancora qui, quindi questo fa piacere, ripeto, i nostri tifosi qui sono veramente, veramente eccezionali, ti incontrano anche, no, magari per strada, semplicemente quando vai a fare la spesa ti salutano, ti chiedono come va, senza essere invasivi, e questa è una cosa importante, quindi ti fermi magari anche volentieri a fare due chiacchiere. E non è sempre così, perché tante volte, no, qualcuno poi esagera, e invece io devo essere sincero, e non lo dico perché lo devo dire, ma lo dico perché veramente lo penso, e qui ci sono tutti i nostri tifosi, ti incontrano, ti salutano e c'è un'atmosfera bella e ecco, ti fermi anche a parlare, a chiacchierare con loro, perché fa veramente piacere. Se non ci sono altre domande, concludiamo qui. Cogliamo anche l'occasione per farti i migliori auguri a te e alla tua famiglia per il nuovo arrivo di Virginia. Grazie a tutti e arrivederci.